Il TG Cronache sulle strade tra Mondragone e Villa Literno, nelle terre della Camorra. Vedremo come alle 4 del mattino sia già intenso il traffico di pulmini chiamati gli acchiappa stranieri, padroni, autisti e caporali che caricano i migranti che aspettano la chiamata giornaliera. Nei campi per pochi euro all'ora nessuna garanzia se non quella di essere sfruttati. Insegnerà almeno per un anno nelle Padovano, viene da Napoli dove ha famiglia e mutuo da pagare. Un professore di 44 anni ci racconta come cambierà la sua vita dopo l'assegnazione della cattedra al nord. Mi ritengo anche fortunato, ci ha detto, tra un anno forse potrò riavvicinarmi a un posto statale, non si dice di no. Si chiama Rinascita, il molo del porto di Cagliari dove è approdata la nave norvegese con a bordo 781 migranti soccorsi al largo della Libia. 11 le donne in attesa di un bambino, una ventina i minori, ma anche 6 cadaveri di chi è morto durante il viaggio. A Bolzano 75 i profughi accuditi alla stazione. Tranquilla la situazione al Brennero e la Curia di Milano mette a disposizione altri posti letto. All'esposizione universale, oggi è il giorno nazionale della Somalia, una delle nazioni più povere del mondo e tra le più piegate dalla guerra e sotto la pressione del terrorismo islamico. L'Expo, come occasione di non scordare quel paese a lungo isolato e che ora cerca di riallacciare i legami diplomatici e commerciali. Altro che spending review, altro che fair play finanziario, quest'anno il calcio italiano ha speso e tanto per acquistare nuovi giocatori e affrontare la nuova stagione. La UEFA ha allentato la stretta e così il calciomercato d'estate ha raddoppiato l'investimento, 600 milioni l'esborso delle società per la gioia dei tifosi e del portafoglio di agenti e calciatori. Buon pomeriggio a tutti voi. Dunque, avete sentito i nostri titoli, ma c'è un argomento che in queste ore, su cui in queste ore si sta discutendo molto e riguarda la scuola, perché infatti entro l'11 settembre gli insegnanti che hanno ricevuto le email dal Ministero dell'Istruzione dovranno decidere o no se accettare questo posto a tempo indeterminato. Per molti non è una scelta facile, anzi è anche una scelta piuttosto difficile, perché 7.000 dei 38.000 professori dovranno lasciare la propria città, la propria casa e trasferirsi anche molto lontano. Tra loro, per esempio, c'è un insegnante di scuola primaria a 44 anni, vive e lavora a Napoli dove insegna in una scuola privata, in una scuola paritaria. Dovrà essere trasferito in provincia di Padova e dovrà lasciare la famiglia, la moglie e 2 figli. Per lui è una decisione molto difficile, però si ritiene anche fortunato, perché si tratta comunque di un posto statale, di un posto fisso, e forse tra un anno potrà anche avvicinarsi a Napoli. Sentiamo la sua intervista. Sono uno dei tanti italiani che ha accettato la proposta varata dalla legge della buona scuola di Renzi, quindi mi trasferirò a Padova. Il 14 settembre dovrò firmare l'immissione in ruolo della domanda che mi è stata fatta il primo settembre dopo mezzanotte, quindi mi trasferirò per delle motivazioni semplicemente etiche, in quanto lo Stato mi ha dato la possibilità di essere assunto in qualità di insegnante, quindi rispetto ad altri forse meno fortunati di me, io mi ritengo fortunato di questa possibilità e quindi lascio la scuola dove attualmente lavoro, che è una scuola paritaria. E per il momento mi trasferirò a Padova lasciando qui mia moglie con i miei 2 figli e sarò pendolare. Mi reputo fortunato in questo, è anche una possibilità in più, anche professionale, di crescita credo, perché mettere in campo delle esperienze in vari ambiti è sempre importante nella vita di ognuno di noi. C'è qualcuno che ha rifiutato voglia per l'età, perché ci sono miei colleghi che hanno 50 anni in su, quindi non ritengono ormai di stare in una fascia di insegnanti in grado di potersi spostare per vincoli familiari, affettivi e anche oggettivi ed economici. Realtà come le mie, con persone che hanno famiglia, che hanno figli, hanno improntato sta casa, sacrifici non indifferenti, devono abbandonare tutto per poi un futuro incerto, in quanto anche con le mobilità di avvicinamento non si sa i tempi quali sono. Il futuro non dico è incerto, è un'incognita, in quanto non so, potrei stare meglio della mia attuale situazione
economica o sociale, se tutto ciò rientra in quelle che sono le mie prospettive, potrei anche restare lì a Padova, però nelle attuali prospettive spero di ritornare. Questa dunque una delle testimonianze dei 7.000 professori, dei 38.000 che dovranno comunque lasciare la propria città per trasferirsi anche lontano per appunto questo lavoro. Ma occupiamoci adesso di un fenomeno, quello del caporalato, che è stato riportato alla luce anche dalle morti quest'estate nelle campagne della Puglia, un fenomeno tutt'altro che sconfitto. Sarebbero infatti 80 i distretti agricoli dove si pratica lo sfruttamento dei lavoratori, e questi lavoratori sono soprattutto stranieri. Noi siamo andati nei giorni scorsi, in questi giorni siamo andati nelle campagne in provincia di Casertano, dove il caporalato è molto forte, nonostante siano aumentati anche i controlli del Ministero e delle forze dell'ordine. Questo è il reportage. Servono 5, 10, 20 braccianti per questo o quel campo agricolo. Il padrone ordina, il caporale di turno esegue. L'autista arriva e carica a bordo di un pulmino gli immigrati in cerca di lavoro. Ogni notte lo stesso copione tra i comuni della provincia di Caserta, dove il fenomeno del caporalato presenta dati inquietanti. Rotonda Garibaldi, Villa Literno, a confine con Casal di Principe. Alle 5 di notte questa è la situazione, sembra che sia mezzogiorno, c'è moltissimo movimento, passano i camion e caricano gli immigrati per portarli a lavorare sui campi. Castel Volturno, Villa Literno, Mondragone, Casal di Principe, da sempre roccaforti della criminalità organizzata, sono diventati come grandi centri di accoglienza per lo sfruttamento della manodopera clandestina. Basta uscire di notte per vedere in ogni angolo, nelle strade principali, immigrati in attesa del loro pulmino della speranza. Siamo per aspettare i patroni dalla campagna, per lavoro a campagna. Chi prendi nel lavoro prendi, chi no, no. Tutte le notte siete qui ad aspettare? Ogni mattina alle 4, 4 e mezza ci svegliamo e alle 5, 5 e mezza passa il patroni. Per 30 euro al giorno. Tutto è organizzato nei particolari, la piazza si divide a metà e un marciapiede popolato dagli immigrati africani, l'altro da stranieri provenienti dall'est Europa. Li sentiamo parlare in italiano, ma quando ci avviciniamo lo dimenticano. Ma io non conosco l'italiano, non parlo italiano. Vanno a lavorare nelle campagne? No, anche io non capisco italiano. Camminano avanti e indietro sui marciapiedi alla ricerca del punto strategico dove c'è meno concorrenza. Questo giovane di origini marocchine che non vuole farsi riprendere in volto è uno di quelli che resta sempre ultimo. Non mi lavoro niente. Io settimana sto qua a Villa Literno, non ho trovato niente lavoro. Ma tutte le mattine vieni qui nella piazza? Tutte le mattine vicino alle 4 non ho trovato niente. Stai fame, io mangio pane solo. C'è giorni che trova, c'è giorni che non trova mai. Come mai? Tu non sali? Non sale, c'è gente troppa. Troppa gente che deve essere caricata. Troppo gente, ragazzi. Basta uscire dopo le 3:30 di notte che ecco cosa avviene. Mondragone, alcune donne e un uomo seduti aspettano il loro turno. Di fronte, eccoli, il pulmino giallo e quello bianco, entrambi con il muso nero. Forse un segno di riconoscimento, il marchio d'azienda. Una ventina di immigrati pronti a salire. Pochi metri più avanti, la stessa scena, altri pulmini, altri stranieri pronti ad andare sui campi a lavorare. Seguiamo il pulmino giallo con il suo carico umano. Ci porta in strade di campagna, all'improvviso accelera, ad un certo punto lo perdiamo. Si fa giorno, alle fermate della Speranza ormai sono in pochi, che però restano lì tutta la giornata, chissà, forse prima o poi un caporale passa di nuovo. Durante il nostro giro ci siamo imbattuti in una pattuglia dei carabinieri, in realtà è il reparto speciale del NIL, che stanno svolgendo controlli, un'operazione, hanno fermato alcuni immigrati che lavoravano appunto nei campi, sempre è un'operazione anticaporalato. C'è un furgoncino, c'erano pomodori, fagiolini e c'è un furgoncino dove c'erano le persone, altri già lavoravano sui campi. Dove, quando è nata lei? Data di nascita come questa, vedi? Nel pulmino fermato ci sono donne italiane e straniere. Siamo una giornata, sono 42, 43 euro al giorno. Quante ore lavorate al giorno? Quanto pagano? Quanto ti pagano? Euro al giorno. Ad un certo punto arriva il presunto caporale.
Da dove le avete prese queste persone stamattina? Da voi. Ma da dove? Cioè, non presentate, non lo so. Scusate, fatemi capire. Chi ha preso? Lei il o padre. Il padre? Ah, il papà. Ma lei le stava accompagnando? Sì. E dove, cioè, dove vi siete trovati? A casa sua. A casa sua. A quanto pare, i controlli del NIL, coadiuvati in questi luoghi dai carabinieri del comando provinciale di Caserta, sono in corso da diversi mesi e rientrerebbero nell'ambito di un'indagine sul territorio nazionale dei carabinieri del nucleo speciale Ispettorato del Lavoro. Ma viene mantenuto stretto riservo su dati e risultati che saranno certamente diffusi ad operazioni concluse. Intanto nei campi tra le province di Napoli e Caserta, dove i migranti continuano a lavorare in condizioni sempre più dure con misere paghe, continuano le lunghe attese alle fermate dei pulmini a chiappa stranieri. E poi c'è l'emergenza immigrazione con quelle immagini che stiamo vedendo in queste ore, in questi minuti, dalla stazione di Budapest, di quei treni dove, presi d'assalto appunto dai migranti, cercando insomma di arrivare in Germania oppure nei paesi dell'Europa del Nord. In proposito, è arrivata anche una nota del ministro dell'interno tedesco. Ad agosto il numero dei richiedenti asilo arrivati in Germania ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000. E poi c'è il fronte italiano, e in proposito Renzi, che ha incontrato il premier maltese Muscat, ha detto che sono 115.544 le persone salvate dalle navi italiane nel Mediterraneo, con Lampedusa al primo posto di approdo, seguita da Augusta, Reggio Calabria e Pozzallo. Queste sono le parole di Renzi. Dunque, per quanto riguarda l'Italia, c'è un fronte caldo che è quello di Bolzano, dove ci sono 80 profughi fermi il giorno dopo la richiesta di aiuto che è arrivata dalla Baviera all'Alto Adige. E mentre non si fermano gli sbarchi, questa mattina a Cagliari è arrivata una nave norvegese, a bordo c'erano circa 800 profughi. La situazione. L'emozione di vedere la terraferma dopo giorni di navigazione. Pregano e si abbracciano i migranti quando capiscono che ce l'hanno fatta. Scampati alla traversata su barconi di fortuna e soccorsi in mare al largo delle coste libiche. È l'alba quando il mercantile norvegese Siem Pilot entra nel porto di Cagliari. Alle 8 del mattino i 781 migranti iniziano a scendere sul molo Rinascita, un nome così evocativo per chi è riuscito ad arrivare fino a qui. Oltre 400 sono nigeriani, un centinaio del Ghana, 78 del Mali, una settantina del Gambia. Poi ci sono cittadini della Costa d'Avorio, del Senegal, della Guinea, Camerun, Sierra Leone, Burkina Faso, Libia, Etiopia, Togo e Marocco. Tra loro anche 11 donne incinte e una ventina di minori. E poi ci sono i morti, due uomini deceduti da alcuni giorni e quattro donne morte per asfissia nella stiva di uno dei barconi soccorsi al largo delle coste libiche. La macchina dell'accoglienza si attiva, la Croce Rossa per le visite mediche, per le operazioni di identificazione e fotosegnalazione ci pensa la polizia. È la conta quotidiana degli sbarchi sul territorio italiano, l'attenzione sul fronte via mare rimane alta mentre si aggiungono nuove immagini che raccontano, ancora una volta, che la destinazione finale di chi scappa da guerra e fame non è l'Italia. Siamo alla stazione ferroviaria di Bolzano. Questa mattina alle 8.05 arriva il regionale notturno da Roma. Sopra ci sono anche 85 migranti, prevalentemente eritrei, accolti in una sala della stazione dove le telecamere non entrano. Ci sono i volontari di un'associazione a dare loro una prima assistenza. Da Bolzano attraverso il Brennero per arrivare in Austria e poi in Germania. In Baviera nei giorni scorsi sono arrivati dal fronte ungherese 2.500 profughi, troppi per il Land tedesco che non si è ancora organizzato. Un'emergenza che ha spinto Monaco a chiedere aiuto alla provincia di Bolzano. Un sostegno logistico temporaneo all'assistenza dei migranti in arrivo dall'Italia che si è concretizzato con la disponibilità del presidente della provincia autonoma ad accogliere fino a 400 persone in alcune palestre e infrastrutture già funzionanti. La gestione della assistenza sarà in mano alla protezione civile. Le spese per questo intervento umanitario straordinario saranno a carico dello Stato. Ma la Germania chiede all'Italia anche maggiori controlli al Brennero, una richiesta che sembra andare verso la sospensione del trattato di Schengen. Nessuna sospensione, specifica il governatore altoatesino Compat Schengen, solo un'intensificazione dei controlli. Un fronte per ora sotto controllo, quello di Bolzano, mentre i profughi che rimangono nel nostro paese in attesa del riconoscimento dell'asilo politico vengono smistati nei centri di accoglienza, ma di posti c'è sempre bisogno. 20.000 alloggi in più, chiede il Viminale ai prefetti. La Chiesa si mobilita dopo i continui richiami di Papa Francesco all'accoglienza.
A Milano i migranti potrebbero essere accolti negli oratori delle parrocchie. È l'appello del cardinale Scola, i sacerdoti della diocesi, che per dare un tetto ai profughi mette a disposizione altri 6 immobili, tra case e strutture, per un totale di 130 posti supplementari. Intanto l'hub, vicino alla stazione centrale, voluto dal comune e gestito dall'associazione Arca, ospita 900 migranti. Nel mezzanino non c'è più nessuno. Intanto continuo ad aggiornarvi sulla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Renzi con il primo ministro maltese Muscat, sempre su questa vicenda, sul tema dell'immigrazione. Bisogna recuperare un ideale europeo che non è dell'accogliere tutti in modo indiscriminato, perché non è possibile, ma del tentare di salvare tutti, e questo è un dovere, dice Renzi. E molti profughi arrivano dalla Somalia, sicuramente uno dei paesi più poveri del mondo, presso dalla guerra e dal terrorismo islamico. Oggi è la giornata nazionale della Somalia, all'Expo, all'esposizione universale, è anche un modo per riallacciare i contatti sia diplomatici e anche quel legame storico che la Somalia ha con l'Italia. 10 milioni di persone, in gran parte pastori nomadi, su cui ancora pesa la carestia per la grande siccità di 3 anni fa. E si aggiunge la minaccia dei terroristi di Shabab, parola che in arabo vuol dire giovani, e poche ore fa 50 militari sono morti nell'ultimo attentato. Benvenuti in Somalia, verrebbe da dire, ma all'Expo il volto del paese nella sua giornata nazionale è diverso, anche se si parte da questa realtà. La sicurezza passa sopra il tema della nutrizione, e non è un caso che il governo scelga il ministro della difesa, Roberta Pinotti, per accogliere il presidente Hassan Sheikh Mohamud. Noi abbiamo in questo momento, fra coloro che stanno formando le forze di sicurezza somale, i 2/3 sono italiani e abbiamo il comando della missione. Ho incontrato il ministro della sicurezza recentemente, ci ha ringraziato per tutto il lavoro che facciamo. In questo momento abbiamo mandato anche un ufficiale di collegamento, un colonnello dei carabinieri, proprio per gestire meglio anche tutte le esigenze del futuro. Il presidente dal palco dice che la Somalia da sola non può risolvere il problema del terrorismo, c'è bisogno dell'aiuto internazionale. I gruppi di Shabab reclutano uomini e ragazzi in tutta l'Africa nera ed è soprattutto nei villaggi del sud della Somalia che si impongono con il terrore. Qui del resto, da quando si è dissolto il regime di Siad Barre, non c'è più stato un governo. Tanti anni di guerra, tanti anni di mancanza di istituzioni, pensate 25 anni di guerra civile. Quindi è una povertà dovuta soprattutto alle cause esterne, come la guerra, che quindi la gente non riesce a coltivare, la gente immigra da un paese all'altro. Questa gente quindi hanno bisogno di avere una pace, hanno bisogno di avere un momento di tranquillità e di governo. In quel caso allora il paese riuscirebbe da solo veramente dalla povertà. La situazione sta cambiando, stiamo dando un governo ad ogni area del paese, ha detto il presidente Mohamud, il primo eletto dopo 20 anni di guerra civile. Questa è la strada per combattere Shabab, insieme alla lotta alla povertà, l'altro flagello che fa partire centinaia di profughi da questo paese. Il presidente ripete che senza aiuti internazionali la Somalia non può sconfiggere le sue piaghe. La lotta alla pirateria che ha infestato le coste somale ne è un esempio. La pirateria ormai è quasi capitolo chiuso, grazie anche all'intervento delle forze navali europee che da anni combatte contro la pirateria. All'Expo la Somalia è ospitata nel cluster dei paesi aridi, mostra i pascoli da cui dipende il 40% del suo PIL. La Bosvaglia, pianta nazionale che sfida la siccità crescendo sulla roccia tradizionalmente usata per disinfettare l'acqua. È molto siccità, ma tutto questo si può in qualche maniera affrontare se ci sono programmi o progetti a lungo o medio termine che prevedano, per esempio, fare delle dighe, cercare di ottimizzare quando ci sono le piogge. In Somalia è una strada ancora lunga quella per arrivare a fare del cibo un diritto per tutti. E ha sollevato un caso la decisione dell'attrice Angelina Jolie di abbandonare un'associazione umanitaria che è impegnata in una campagna, nella campagna contro le mine, che ebbe a suo tempo anche come testimonial d'eccezione Diana d'Inghilterra, colpa dei compensi d'oro di alcuni amministratori e consulenti di questa ONG. La polemica però torna soprattutto su una politica che è molto conosciuta agli addetti ai lavori. Una mina in un container. Compensi che superano le 500 sterline al giorno, rimborsi per affitti di lusso, contributi per scuole private dei figli di alcuni dipendenti.
troppi per una ONG che si occupa di azioni umanitarie. Lo ha pensato e indirettamente anche denunciato l'attrice Angelina Jolie, che ha lasciato la fondazione benefica Allo Trust dopo aver scoperto che i manager dell'organizzazione si sono assegnati stipendi da capogiro. L'addio alla fondazione risale a maggio, ma la notizia è stata rivelata dal Times solo ora. Secondo il giornale londinese, che cita fonti vicine alla Star, Angelina si sentiva troppo a disagio con l'operato degli amministratori, troppo preoccupati di pagare se stessi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero stati gli stipendi extra da 120.000 sterline per 52 giorni di lavoro, che nel 2014 due membri del consiglio che gestisce la fondazione si sarebbero autoassegnati. Allo Trust è una delle organizzazioni più importanti e non solo nel Regno Unito, ogni anno può contare su fondi milionari dai governi e dall'ONU. È attiva in 13 paesi con 6.500 operatori, impegnata nelle attività di bonifica delle mine antiuomo. Fu resa famosa grazie all'appoggio della principessa Diana e al suo viaggio umanitario in Angola nel 1997. Il caso torna su una polemica già conosciuta, soprattutto per gli addetti e studiosi del settore. Il caso di Angelina Jolie sottolinea un rischio, un grande rischio, che è un rischio soprattutto delle grandi organizzazioni internazionali e anche, bisogna dire, bisogna avere il coraggio di dirlo, delle organizzazioni, le agenzie delle Nazioni Unite, quella dei mega stipendi o degli sprechi o delle consulenze assolutamente non necessarie. Era anni che si parla di questo, già nel 2013 Amnesty International era stata sotto accusa per una buonuscita d'oro per l'ex manager Irene Candy, 600.000 euro per la sua, diciamo così, liquidazione. Purtroppo è una situazione che sta modificandosi in peggio, nel senso che una volta intaccava solo le grandi organizzazioni, quelle faraoniche, magari legate alle Nazioni Unite, adesso intacca anche le ONG, le organizzazioni non governative, che erano nate per essere snelle, efficaci e anche per non avere molte spese di stipendio, di struttura. Sull'industria della carità, le inefficienze e gli sprechi, Valentina Furlanetto ha scritto un libro. Ma dove sta il problema? Ci sono pochi controlli, ci dice. E poi in Italia ci vorrebbe un occhio più attento degli stessi donatori, per esempio sui bilanci dell'ONG che si vanno a finanziare. In Italia, diciamo, ci beviamo un po' tutto. E quindi non andiamo a vedere ad esempio i bilanci, che sono una cosa arida e fredda, però dai bilanci si capisce dove finiscono i soldi e questo sarebbe importante, quindi un'opinione pubblica più attenta, meno lacrimevole, meno attaccata ai sentimenti, ma più attenta ai numeri. Quindi su 100 euro che i donatori danno, che siano stati privati, fondazioni, bisogna che almeno il 70 euro vadano, siano finalizzate all'obiettivo e alla missione. Una misura internazionale di riferimento per l'ONG, per cui almeno il 70% dei soldi dovrebbero andare ai progetti e solo il restante alla struttura. Chiudiamo con il calcio, che però vogliamo analizzare dal punto di vista finanziario, perché le ultime decisioni della UEFA hanno spinto i principali club italiani a spendere di più per acquistare nuovi giocatori e affrontare la stagione. Vediamo perché e che cosa è successo. Addio vacche magre, il calcio italiano ha riaperto i cordoni della borsa. La sessione estiva di mercato ha prodotto un volume d'affari di oltre 600 milioni. Quest'anno la nostra Serie A ha quasi doppiato gli investimenti dell'estate 2014, ribaltando il trend delle ultime 5 stagioni, nelle quali le spese non avevano mai superato i 450 milioni di euro. Il vento dunque sembra cambiato e le big sono tornate a fare la voce grossa. La Juventus, costretta a mutare pelle per gli addii di Vidal, Pirlo e Tevez, è stata la società più spendacciona. Le uscite bianconere hanno superato i 120 milioni, una cifra di poco superiore a quella stanziata sia da Berlusconi che da Toir per la ricostruzione di Milan e Inter, leggermente staccata la Roma, che si è fermata sulla soglia degli 80 milioni. È il segnale che il nostro campionato vuole reagire alle delusioni patite negli ultimi tempi, soprattutto a livello continentale. L'Inter in particolare ha completamente rivoluzionato la squadra titolare, assecondando tutte le richieste del tecnico Mancini. In totale gli acquisti sono stati 9, uno sforzo economico notevole per una società che al pari di quella rossonera è fuori dalle coppe europee e di conseguenza non obbligata a rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario. Il prossimo anno si vedrà. Il controllo dell'UEFA sui bilanci dei club si è comunque notevolmente affievolito e i soldi hanno ripreso a girare.
l'Italia si è adeguata, diventando il secondo campionato più ricco del vecchio continente, superando Spagna, Germania e Francia. Davanti a noi c'è soltanto la facoltosa Inghilterra. L'austerità è finita e una grossa mano ai nostri club l'ha data proprio Michel Platini. Il presidente dell'UEFA sta cercando di favorire gli investimenti anche a danno dei bilanci. La misura chiave del nuovo regolamento è infatti quella di consentire alle società che non sono state punite negli ultimi 3 anni dal fair play finanziario, come Inter e Roma, di avere un deficit più ampio dei 30 milioni di euro finora consentiti, dietro presentazione di un dettagliato programma quadriennale e sulla base di una documentata previsione di crescita dei ricavi. È stato anche deciso che i club potranno dedurre dal calcolo dei parametri del fair play finanziario le spese fatte nell'ambito del settore giovanile e del calcio femminile. Tutte misure che hanno spinto i club italiani a tornare a spendere sul mercato, con formule contrattuali tipo il prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, che di fatto consentono alle società di differire e spalmare le situazioni debitorie su più esercizi finanziari. Formule alle quali ha fatto ampio ricorso l'Inter, ma non solo, anche le rateizzazioni si sono prolungate nel tempo. Il caso esemplare è quello costituito dall'acquisto di Romagnoli da parte del Milan per 25 milioni che saranno corrisposti alla Roma nell'arco di un quinquennio. In sostanza siamo di fronte ad una nuova ricchezza virtuale che solo nel prossimo futuro potremo verificare. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Sono le 14.32, non ci sono altre notizie di rilievo, altri aggiornamenti di rilievo, quindi ci fermiamo qua. TG Cronache torna come sempre domani alle 14. Buon pomeriggio a tutti voi.